quando vogliamo fare uno sconto, facciamo in modo che quello sconto abbia una scadenza. Cioè, guarda, siamo a fine mese, devo raggiungere il mio budget che mi sono preposto, siccome mi mancano uno o due lavori, ti faccio questo sconto solo se confermi entro X tempo. Poi ripeto, io non sono un ottimo venditore, quindi le strategie, gli stratagemmi che voi potete mettere in atto a tal proposito magari sono molti più rispetto a quelli che potrei suggerirvi io, ma facciamo in modo che quando diamo uno sconto, quello sconto deve avere una scadenza temporale. Ti faccio lo sconto solo se confermi entro X. Ovviamente, naturalmente, dobbiamo, per dare credibilità a quello che stiamo dicendo, motivarlo. Non è che oggi ti faccio, lo scrivevo nell'ultimo report, quello di domenica, già da quando ci incontriamo la prima volta, dice sì, ti faccio X% di sconto perché guarda, il lavoro lo voglio fare, io ho piacere che tu diventi il mio cliente, quindi ti puoi già considerare un X% di sconto. Poi che cosa succede? Succede che magari ci rivediamo tra qualche giorno e magari diamo un'altra mattina. Poi ci rivediamo ancora e magari sì, vabbè, ti aggiungo quell'altra cosa. Poi arriva il momento in cui questo qua viene da noi e dice, guarda, io voglio che tu mi devi fare il lavoro perché ho apprezzato tantissimo tutto quello che mi hai detto, tutto quello che hai fatto, però guarda, qui c'è quest'altro che, dai, cerchiamo di trovare un punto d'accordo, cerchiamo di trovare un accordo, chiudiamola, finiamola qua, fai un altro po' di sconto e ti faccio fare il lavoro a te. Ovviamente chiudere una trattativa in questo senso non ha molto valore, ma non ha valore né per il nostro sistema e né per la nostra persona, perché naturalmente è poco gratificante anche per noi chiudere, prendere i lavori grazie allo sconto, ragazzi. Cioè, questo credo che sia indubbio.